presentata questa mattina la nuova squadra di governo. I medici del 118 proclamano lo stato di agitazione. Viola e Profumo archiviati dal GIP di Milano. Estrazione, la sorte sorride a Val di Montone, Lupa e Bruco. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro notiziario. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento del nostro notiziario. Apriamo con la politica perché questa mattina il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha presentato la sua giunta a Palazzo Berlinghieri alle ore 11.30. Sono stati presentati tutti i vari assessorati, quindi sentiamo le parole del sindaco di Siena. Allora, tre aggettivi: disponibilità, umiltà e voglia di fare, diciamo. Le prime priorità sul tavolo della giunta sarà la pianificazione dei lavori di manutenzione stradale, l'edilizia, come ho detto, intesa anche come regolamento urbanistico da valutare, e anche la mobilità. Sono queste tre cose sul tavolo. E ovviamente, per quel che mi riguarda, la cultura, che è una delega che mi sono mantenuto in questo momento. Sì, edilizia certamente intesa proprio per quanto riguarda la sistemazione di tutti questi problemi legati a trasferimenti degli immobili, legati al catasto, legati a tutte queste cose. Credo sia necessario una sorta di regolamentazione di tutte queste piccole sfrisi, discrasie che ci sono all'interno degli immobili, proprio per consentire da un lato la commercializzazione e dall'altro anche l'affitto degli stessi. Sì, i beni comuni secondo me sono una risorsa per un dialogo sempre più stretto fra l'amministrazione e i cittadini. Chiederò delle cose, ho visto a Sant'Andrea ci sono anche una bella zona sportiva. Hanno fatto delle richieste a fronte dell'adempimento di queste richieste fatte dai cittadini, una zona per i cani per esempio eccetera, però ovviamente la manutenzione vorrei parlarne insieme a loro perché la tenessero sott'occhio e comunque facessero un'opera di monitoraggio anche su queste zone. Lo stesso dica Sierra Vacciano, dove c'è un gruppo molto attivo che insomma ha in qualche modo lavorato in tutta quell'impiantistica sportiva che in fondo a Ravacciano e che mi pare importante. Proseguiamo con la cronaca. È stato proclamato lo stato di agitazione da parte dei medici del 118 della provincia di Siena. Sentiamo il servizio. L'azienda USL ha deciso di sostituire da domenica 8 luglio uno dei due medici che operano da ben 20 anni su Siena, quello sull'ambulanza delle associazioni di volontariato, con un infermiere. Una decisione unilaterale presa a dispetto del fatto che, date alla mano, proprio quella postazione è fra tutte quelle della provincia quella che ogni giorno fa più interventi di emergenza. Questa postazione copre, oltre a Siena, gran parte del territorio dei comuni limitrofi ed una popolazione residente di quasi 100.000 persone, senza tener conto dei flussi turistici. Questa riorganizzazione toglie un medico per far spazio ad un infermiere. Non è così che si fa rete, non è così che si mettono i professionisti in condizione di collaborare per la salute dei cittadini. Sono queste le parole del sindacato Medici Italiani. Da tempo gli amministratori tentano di togliere medici dal territorio per sostituirli con altre figure, infermieri o volontari. La scusa è quella della carenza di medici. In realtà la zona senese è quella che ha meno carenze di tutte. I medici avevano coperto tutti i turni, pure al prezzo di qualche sacrificio. La realtà è che si pensa di realizzare un risparmio sulla spalle dei cittadini. Proprio a ridosso del Palio di Luglio e proprio nel passaggio di consegne fra un'amministrazione comunale e l'altra, vi è stata una rivoluzione che si è cercato di far passare sotto silenzio, sfruttando la particolarità del momento e il temporaneo vuoto di potere. Attraverso la proclamazione dello stato di agitazione abbiamo voluto rivolgere un appello al prefetto ed al sindaco perché esercitano le loro prerogative nell'interesse della salute dei cittadini. Non siamo contro all'implementazione degli infermieri nella rete del soccorso, siamo contro la demedicalizzazione. Sono stati archiviati dal GIP di Milano gli ex dirigenti di MPS Viola e Profumo per l'accusa di ostacolo alla vigilanza. Sentiamo il servizio. Sono stati archiviati oggi Viola e Profumo per l'accusa di ostacolo alla vigilanza. A decretarlo il GIP di Milano, che ha considerato priva di fondamento l'accusa rivolta ai due ex manager di MPS. L'accusa riguardava le presunte mancate informazioni sulla questione della contabilizzazione delle operazioni Santorini e Alexandria. I due manager restano imputati con le accuse di aggiottamento e falso in bilancio, per le presunte irregolarità nelle contabilizzazioni dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci del gruppo tra il 2012 e il primo semestre del 2015.
Passiamo adesso al palio il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Ha parlato ai nostri microfoni nel post estrazione, commentando le scelte del mossiere, la giustizia palesca e i fronteggiamenti. Sentiamo le sue parole. Il problema del mossiere è che non ha uno strumento tale che se i fantini non gli danno retta e soprattutto le contrade non gli danno retta, non è che c'ha uno strumento coercitivo per imporgli la posizione. Questo è un ragionamento da fare a livello di regolamento, non tanto a livello di singolo palio. E certamente una riflessione importante, ne parleremo con il magistrato, ne parleremo con la commissione apposita. Credo che vada quantomeno dato certezza della pena su certi comportamenti. È chiaro che il palio, il suo naturale svolgimento dovrebbe essere il 2 di luglio, questo è ovvio. È chiaro che è un'idea che mi è passata per il capo, ma io devo dire che sono rispettoso anche dei tempi della festa. Se si rinvia mi dispiace, ma non è un dramma. È chiaro che il procuratore ha un potere autonomo e non è che c'è l'azione penale, la svolge lui. Io andrò certamente a parlarci, ovviamente nei limiti del fatto che c'è il segreto istruttorio e del rispetto istituzionale del segreto istruttorio. Io l'ho già detto come la penso in ordine ai fronteggiamenti, quando sono fronteggiamenti sani, senza particolari cattiveria o pericoli, diciamo, per le persone. La sorte bacia a Val di Montone, Lupa e Bruco. Sono queste le altre tre contrade che prenderanno parte al palio del 16 agosto 2018. Sentiamo le parole dei capitani all'uscita dal Palazzo Pubblico. Strada compatta che mi dà tutto il sostegno, per cui avanti, siamo pronti. Noi siamo pronti a fare un grande palio. Sì, sì, la sorte è ancora vicina a noi e noi saremo pronti ad accoglierla. Affronteremo questa nuova carriera d'agosto con tutto l'entusiasmo possibile. La contrada mi è stata vicina, ma davo l'energia giusta per arrivare qui e tirare la buona sorte presso di noi. È senza avversaria, sì, quindi direi il massimo che si poteva aspirare. Allora, il Leocorno ha estratto il Montone, la Torre ha estratto la Lupa e la Lupa ha estratto il Bruco. Siamo usciti bene. Noi ci si provava anche lo scorso anno a fare un grande palio. Il palio è una tombola. Ora andiamo avanti, cioè, speriamo di montarlo, perché vuol dire che avremo un cavallo competitivo. Se non abbiamo un cavallo competitivo, ovviamente Andrea andrà a cercarsi un cavallo altrove. Non lo so, la terza volta, tre volte decimi, speriamo sia di buon auspicio. Cioè, che vi devo dire, sono contento, è evidente. È stata danneggiata nuovamente la fontanina della nobile contrada del Bruco. La spada di Barbicone, già presa di mira nei mesi scorsi, è stata infatti piegata. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. È un fatto di malcostume e anche penalmente rilevante, perché non bisogna mai sottovalutare queste cose. Tra l'altro ho espresso la solidarietà alla contrada del Bruco, perché già la seconda volta che gli succede per quanto riguarda la fontana, e mi rappresentava il rettore, ma l'avevo letto anche dai giornali, che è stata rubata una bandiera anche recentemente. Quindi fatti molto gravi che comunque dimostrano una mancanza di rispetto per la nostra festa, per la mancanza di rispetto per tutte le contrade, una mancanza di rispetto per le nostre tradizioni. Il Comune farà la sua parte, perché la fontana, se ne parlava con il rettore, è di proprietà comunale, mentre la statua è stata donata e allocata dal Bruco, e quindi noi saremo insieme al Bruco a verificare chi ha fatto questo atto. Francamente, fra il criminale e lo stupido, ha danneggiato un bene prezioso per tutti i brucaioli, ma per tutti i senesi, perché quando succedono queste cose non è che ci sono distinzioni fra una contrada e l'altra. Il furto di una contrada, la rottura di una parte di una fontana di contrada, attentano a tutti i senesi, attentano alla nostra cultura. Passiamo adesso alla provincia. A San Gimignano è al via la fase ricostruttiva del tratto di cinta muraria collassato ad aprile. Sentiamo il servizio di Filippo Tecce.
al via la fase ricostruttiva del tratto di mura di San Gimignano collassato il 3 aprile. Nei giorni scorsi, nella zona interessata, c'è stato un sopralluogo congiunto tra Regione Toscana, amministratori locali, quindi il sindaco Giacomo Bassi, e la soprintendenza rappresentata da Anna Di Bene. Era ovviamente presente anche la ditta che andrà ad eseguire i lavori. Durante il confronto è emerso come la prima fase sia sostanzialmente conclusa, prima fase in cui sono stati messi in sicurezza i tronconi delle mura, ripulita l'intera area, recuperato il materiale lapideo originale, allestito il castello di cantiere e la viabilità di servizio. Adesso il passaggio allo step successivo, quindi alla ricostruzione del tratto di mura crollato in corso di ultimazione da parte dei tecnici del Genio Civile regionale. Il confronto si è poi spostato in comune, dove tutti i presenti hanno deciso di dare seguito alla richiesta espressa dal presidente della regione Enrico Rossi, cioè un tavolo di lavoro che affrontasse il tema della prevenzione dei crolli murari. L'incontro si è rivelato utile a dar vita ad una raccolta di tutti gli studi e delle indagini effettuate dal comune negli ultimi anni lungo i 2,5 chilometri di mura castellane, così da mettere il tavolo in condizioni di lavorare rapidamente e puntualmente. È stato deciso anche di stilare un protocollo d'intesa che possa garantire un modello di monitoraggio in grado di prevenire e di conseguenza scongiurare eventi come quello del 3 aprile. Spostiamoci adesso in Val d'Orcia. A Pienza, dopo essere stata premiata da Ricrea e Legambiente, arrivano i complimenti da parte dell'amministratore delegato di Sei Toscana, Marco Mairaghi. Sentiamo il servizio di Lorenzo Agnelli. Dopo la premiazione e il riconoscimento assegnati al comune di Pienza da parte di Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi d'Acciaio, e di Legambiente, che ha organizzato l'iniziativa Comuni Ricicloni, anche l'amministratore delegato di Sei Toscana, Marco Mairaghi, fa i complimenti alla cittadina valdorciana per l'importante incremento nella raccolta differenziata di imballaggi in acciaio, che nel 2017 è stata superiore del 13% rispetto al 2016. Un importante risultato che è stato possibile raggiungere grazie all'introduzione del nuovo sistema del porta a porta che riguarda l'area comunale e soprattutto grazie all'impegno delle utenze non domestiche, soprattutto quelle del servizio di ristorazione, in quanto l'acciaio proviene prevalentemente dallo scatolame per uso alimentare. Sono arrivati anche i complimenti da parte di Mairaghi, l'amministratore delegato di Sei Toscana, che fa ovviamente tanti complimenti a Pienza perché è un grandissimo risultato, ma non è un punto di arrivo ma di partenza. È un punto di partenza perché il gestore unico sta introducendo una nuova serie di servizi, tra i quali i cassonetti con le card che permetteranno quindi l'accesso individuale degli utenti al cassonetto e la possibilità anche di avere riconosciuti, diciamo, dei crediti tramite dei punti utilizzabili poi per ottenere una scontistica dal calcolo della Tari comunale. Speriamo che il gestore riesca velocemente a introdurre il servizio in tutta l'area dei nostri territori per migliorare soprattutto anche la questione degli abbandoni e dei conferimenti alle postazioni territoriali. Non solo 100 spettacoli per sera, ma anche decine e decine di installazioni artistiche, di lavorazioni artigianali e opere di arte contemporanea si potranno vedere a Certaldo dall'11 al 15 luglio durante Mercanzia. Sentiamo il servizio. A Certaldo dall'11 al 15 luglio torna Mercanzia, la sua 31esima edizione, forte di una storia, di 30 anni di esperienza, in cui ha regalato tante emozioni, tanta arte, tanta cultura, pronta a ridonare le stesse qualità artistiche e di aggregazione, ma con tante novità. Quest'anno si dedica a un nuovo concetto, quello del quarto teatro, ed è una festa ancora più complessa, ancora più strutturata, ancora più curata nei minimi dettagli. Abbiamo preso i due opposti. Da un punto di vista della programmazione abbiamo esempio la festa, la terra, con le due nostre meravigliose marching band, la Zastava e la Bada Bimbom Band. E poi abbiamo le cose, tra virgolette, di cielo, più raffinate, come ad esempio i Giardini Segreti, che ci porteranno sui poggi oltre le mura attraverso un bus navetta, o come all'interno di questo museo d'arte sacra, per dire con quanta cura abbiamo cercato di progettare e programmare, i teatri 35 di Napoli presentano Per Grazia Ricevuta. E c'è di tutto, lo sapete, c'è l'artigianato, c'è il mercato, c'è da mangiare, c'è della buona sangria, nel senso mercanzia
è quello che voi siete, nel senso, se siete persone estremamente colte, raffinate, mercanzia è per voi. Siete delle persone terra terra, la mercanzia è per voi, nel senso, qual è la vostra festa, ve la confezionate con il programma in mano, c'è veramente da rispondere ad ogni esigenza. Partono quest'oggi i camp estivi della Roburziena. La qualità dei camp si fonda sull'alta professionalità degli istruttori e sull'organizzazione a disposizione dei ragazzi. Gli allenamenti saranno diretti da Ruggero Radice, Stefano Argilli e Roberto Pierangeli. Sentiamo il servizio. Siamo su un campo nuovo, storico, e quindi è lo sforzo della società che ha messo a disposizione una struttura del genere e poi la possibilità nostra di poter vedere tanti ragazzi e quindi essere coerenti col progetto che è partito, sia il project come settore giovanile, come discorso sul territorio per le società, per gli allenatori, tanti motivi che ci rendono orgogliosi di questa partecipazione, che ci fa piacere condividere, e quindi che è proprio entusiasmante oggi per noi essere qua e condividere insieme ai ragazzi e a tutto lo staff, soprattutto Stefano Argilli, Roberto Pierangeli e tutti gli allenatori del settore giovanile, gli allenatori sia del Siena Nord, dello Youth Project e di altri profili interessanti che possano essere sicuramente valutati per discorsi di carattere formativo per i ragazzi. Pensavamo insomma di farne meno, sinceramente, invece ragazzi, le famiglie, siete che hanno avuto fiducia e li ringraziamo tutti, e ci rende responsabili ancora di più di questa responsabilità, quindi portiamo avanti le nostre idee, che sono quelle di comportarsi bene prima di tutto noi, di lasciare ai ragazzi sempre un qualche cosa dal punto di vista comportamentale, tecnico e soprattutto poi anche tra virgolette metodologico, di portare avanti quello che è il settore giovanile, quello che è Youth Project, quello che siamo noi in particolare, in definitiva. Ancora sport, passiamo al basket. La Menzana ha portato a termine le procedure relative all'iscrizione nel prossimo campionato di Serie A2. Sentiamo il servizio. La Menzana Basket 1871 informa i propri sostenitori di aver completato quest'oggi il lungo iter riguardante le pratiche di iscrizione al campionato di Serie A2 per la stagione 2018-2019. A massima sicurezza, nella giornata odierna, il direttore sportivo Lorenzo Marruganti ha consegnato personalmente a Bologna la fideiussione obbligatoria per la nuova stagione sportiva, peraltro anticipata alla federazione tramite lettera PEC di Banca Chianti. Che la Menzana stia attraversando un periodo di transizione in cui le urgenze diventano elemento quotidiano è una questione risaputa, afferma Filippo Macchi, ed in larga parte addebitabile al pregresso che abbiamo scelto di assumerci per garantire continuità a una società così gloriosa. Ci siamo riproposti di parlare solo con i fatti e quindi lo facciamo a completamento delle procedure di iscrizione. Quello che ho trovato inutile è la drammaticità che su questo momento si è voluto aggiungere e che neanche so spiegarmi. La mia famiglia ha specificato più volte che intende gestire sulle pluriennalità la propria partecipazione in Menzana Basket 1871 e così sta facendo. Al di là di questo pensiero, trovo necessario, anzi fondamentale, esprimere un ringraziamento per chi ci ha fattivamente aiutato. Mi riferisco all'istituto di credito Banca Chianti, la cui direzione e di cui i funzionari si sono messi a nostra disposizione anche al di là dei tempi di lavoro canonici per aiutarci a dirimere ogni impedimento burocratico connesso agli adempimenti da eseguire. Un ringraziamento personale, conclude Filippo Macchi, a Pietro Mele e a Massimo Macchi per essersi impegnati a titolo personale per l'emissione della fideiussione. Roberto Prandini è un nuovo giocatore della Menzana, altro importante tassello inserito nel roster biancoverde. Altro tassello inserito nel roster biancoverde. Roberto Bobo Prandin vestirà la maglia della Menzana nella prossima stagione. Playmaker 32enne di 188 cm, Prandin arriva da Trieste, squadra con la quale quest'anno, il suo quarto in maglia alma, ha conquistato la promozione in Serie A, vincendo il campionato nella finale contro Casale. Con la Menzana ha firmato un contratto di 2 anni, con la formula 1+1. Playmaker d'ordine in uscita dalla panchina, questo sarà il suo ruolo anche in biancoverdi, dove agirà come cambio di Tommaso Marino, portando alla squadra tutta la sua esperienza in una categoria che conosce bene come la A2. Se sul campo la Menzana prende sempre più forma, anche alle scrivanie cambia qualcosa. Dopo la nomina di Giampaolo Toscano come nuovo team manager, è cambiato il ruolo in società di Riccardo Caliani. Sarà il nuovo capo area marketing.
Ed era questa la nostra ultima notizia, un saluto dalla redazione di Siena TV.